Il capitano Caterina Bosetti è appena premiata per la, come MVP, l'anima un po' di questa pomeriggio. È stata una partita strana, Caterina, l'importante credo sia poi alla fine averla portata a casa. Partiamo da qua. Sì, esatto. Diciamo che questa vittoria ci serviva come l'aria. È arrivata, siamo contente, dobbiamo ripartire dal buono che c'è stato per aiutare a un po' a sbloccarci in questa situazione che penso sia evidente e abbastanza difficile. Ecco, era difficile, lo si è visto all'inizio, poi due set vinti nettamente, un tie break vinto con grande grinta e due set con qualche errore. Ecco, è mancata oggi quella continuità che magari in certe partite vi servirà a strada facendo, correggimi se sbaglio, anche se poi magari un po' il nervosismo all'inizio può avervi un po' condizionato. Ma non credo, credo che un po' dovuto al momento che abbiamo, no? Dobbiamo uscirne e sono contenta che nel 2 set che abbiamo vinto durante la partita, secondo e quarto set, si è visto che siamo nettamente superiori alla squadra che c'era dall'altra parte. Quindi ripartiamo da quei set, ripartiamo dalla grinta del Sebrep, da essere usciti da un momento difficile con una vittoria. C'è un'altra partita in casa con Brescia, ho fatto la stessa domanda poco fa a una tua compagna, cosa chiedi come capitano e come squadra, con la tua squadra in queste ultime partite? È vero, i playoff sono una cosa che non sono da raggiungere, ma credo che sia importante arrivare in una posizione che poi vi permetta di sperare di giocarsi i playoff con un pizzico di fiducia in più. Penso che in questo momento non dobbiamo guardare tanto la classifica, perché tanto poco cambia, poi alla fine le partite le devi vincere durante i playoff, se becchi quella sotto o quella sotto. No, lo chiede. Okay. Penso che dobbiamo solo entrare in campo con un po' più di grinta, perché questo ci manca parecchio, un po' più di fiducia nell'essere in campo, e alla fine stiamo facendo quello che amiamo fare, giocare a pallavolo e penso che dobbiamo dare un bello spettacolo di noi come squadra e così. Poi vittoria, sconfitta, quando lotti in campo poi la vittoria arriva. Ecco, voi avete ovviamente cercate di fare questo, e anche i tifosi che magari in questo momento stavano soffrendo un po' per il momento non brillantissimo, ecco, vi hanno dato anche una mano quest'oggi, dai, sono sempre lì, magari non tantissimi, ma vi sostengono fino alla fine, correggimi se sbaglio. Certo. Grazie mille.